Dante si trova in questa zona nel 1302, ora siamo nel 2014, 700 anni fa. Nel 14 lui è già a Verona, però fino all'11 al 12 lui è in Casentino e si sposta continuamente tra Forlì, Bagno di Romagna, va anche a Lucca, forse a Bologna, però poi ritorna. Lui per esempio sicuramente è in Casentino nel 1302, a Prato Vecchio addirittura, sicuramente nel 1307, perché da qui scrive una lettera, sicuramente nel 1311, quindi lui va e torna in continuazione, e quindi non fa altro che camminare a cavallo prima, poi perde il cavallo, sta nella miseria e lo dice, e quindi se l'è fatta o col ciuco della Marta, oppure a piedi con le gambe di San Francesco. E lui è un grande ammiratore di San Francesco, gli ha dedicato un canto nel Paradiso. E quando va a piedi, ora io stavo cercando il segnale, no? Quando Dante racconta nel Purgatorio, non fa altro, siccome il Purgatorio è in salita, non fanno altro che lui e Virgilio che domandare a chi incontrano le anime, ma qual è la strada, per farla più breve, qual è la strada meno erta? Dante comincia il suo purgatorio guardando un angelo che viene con una barca dalla foce del Tevere, porta 100 anime e le scarica. Queste anime, la prima cosa che domandano a Dante, dice: scusate, dov'è la via per andare sul Falterona, per andare alle sorgenti dell'anno, per andare al monte? Forse, dice Virgilio, forse voi pensate che noi siamo esperti di sto loco, ma noi siamo peregrini come voi siete. In un altro momento, mostrate la via di giro al monte, sì che possibile sia l'andare in suso, che il perdere tempo a chi più sa più spiace, per piacere la via più breve. E le anime, venite con noi, tenete sempre la destra, oppure c'è un pomeriggio, dovete stare attenti, però poi ce l'ha. Il purgatorio è pieno di queste cose. Nel secondo del purgatorio, queste anime arrivate con questa barchetta, tra queste anime c'è una persona che Dante amava fino a un fondo, si chiama Casella. Casella era un musico e aveva composto la musica e cantato le poesie di Dante, tra cui una, Amor che nella mente mi ragiona, ma è una poesia d'amore. Pensate a Emozioni di Lucio Battisti. Dante è mogolo. E Dante dice: ma per piacere potresti, se nessuno te lo vieta, ricantare Amor che nella mente mi ragiona, cominciò egli allora sì dolcemente, che la dolcezza ancor dentro mi suona. Il mio maestro, io e quella gente che hanno avuto, parevano sì contenti come toccasse altro lamento. Anche Virgilio, la prima volta e l'ultima, rimane fermo e incantato. Perché Virgilio per tutto il seguito dice a Dante: via via, non ti fermare a far chiacchiere, qui se tramonta il sole non c'è mica a fermarsi. Secondo, e poi sì, vanno avanti e trovano un'altra schiera d'anime, anche lì domandano per piacere come si fa, eccetera, venite con noi. E mentre camminano uno dice: io mi riconosci? No, non ti conosco. Sorridendo dice: io sono Manfredi, nipote di Costanza imperatrice, un Dio ti prego. E quindi quando torni in terra per piacere vai a dire che io non sono all'inferno. Poi arriva sempre un altro balzo e lì incontra il nostro buon conte da Montefeltro, quello che è a Campaldino. Allora Campaldino, 24 anni, battesimo del fuoco, diciamo del sangue, della spada. Dante ha avuto paura di morire. E buon conte però, che aveva la stessa età sua, era dall'altra parte, e rimane morto. E Dante dice: ma scusa, ma non si è mai saputo, perché non era mai stato ritrovato, milite ignoto, no? E Buonconte gli spiega, allora questo ora no. Campaldino, l'Archiano, finiti, canto quinto. Nel sesto trova un signore del nord Italia, era stato anche lui
era stato un poeta, cantante, come facevano nei castelli, no? E anche Dante sfruttava questa sua abilità anche per poter guadagnarsi il pane nei castelli. Sordello, siccome è di Mantova, come Virgilio, si abbraccia. Dante dice, guarda un po', qui basta essere della stessa città, ci si scanna gli uni con gli altri. Ai, servo Italia di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello. Sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, arriva tra i superbi, dice qui ci dovrò rimanere un pezzo anch'io, dice Dante. E tra i superbi trova un senese, Provenzan Salvani, che però si era salvato dall'inferno perché aveva fatto una cosa. Si era umiliato nel campo a Siena a medicare un po' di soldi per un amico che era in prigionia di Carlo D'Angiò a Napoli e bisognava pagargli il riscatto. L'umiliazione di chiedere, Dante la sentiva, quanto sa di sale come duro calle, lo scendere e salire per l'altro scale, Dante capisce cosa vuol dire essere umiliato e dover chiedere, allora da per merito a un superbo degno dell'inferno come Provenzan Salvani e il Purgatorio. Dopo i superbi ci sono gli invidiosi. Dante dice qui ci sarà un po', ma meno, in questa zona, quando toccherà a me. Gli invidiosi, siccome guardano con invidia quello vicino, ora hanno gli occhi cuciti e stanno così appoggiati al monte, con gli occhi cuciti. Dante sta parlando con una donna di Siena, Sapia, savia non fui, avvegna che Sapia fossi chiamata. Era tanto invidiosa di parenti, amici e conoscenti che quando ci fu lo scontro a Colle Valdelsa tra fiorentini e senesi, lei stava dalla parte dei fiorentini, vinsero i fiorentini, ho goduto come una pazza. Dopo è stata salvata dalle preghiere di Pier Pettinaio. Pier Pettinaio, un buon uomo, ha pregato per me, insomma, ora sono già qui, ho superato le altre. Mentre lui parla, ci sono due romagnoli. C'è qualche romagnolo qui? No, allora salterò la seconda parte del canto. Chi è costui che il nostro monte cerchia? Prima che morte gli abbia dato il volo e apre gli occhi a Savoia e coperchia. L'altro, non so chi sia, ma so che non è solo, domanda al tu che più gli ti avvicini. E dolcemente sì che parli a colo, però trattalo bene perché sai che tipo è. Così due spiriti, l'uno all'altro chini, ragionavano di me, ivi, a mandritta, poi fer li visi per me supini. O anima che fitta nel corpo ancora in bello scelto e vai, per carità ne consola e ne dita onde vieni e chi sei, che tu ne fai tanto maravigliar della tua grazia quanto vuol cosa che non fu più mai. Ed io, per mezza Toscana, si spazia un fiumicel che nasce in Falterona e 100 miglia di corso non sazia, di sovressere ch'io questa persona. Dirvi ch'io sia, saria parlare indarno che il nome mio ancora molto non suona. Se ben l'intendimento tu a Carno, allora mi rispose che diceva, tu parli d'Arno. E l'altro disse lui, perché nascose questo il vocabolo di quella riviera, pur comon fa delle orribili cose? L'ombra che di ciò domandata era si sdebitò così. Non so, ma degno benè che il nome di tal valle pera. E il Falterona ritorno lo definisce l'alpestro monte, onde è tronco peloro, cioè la catena dell'Appennino che va dalla Liguria fino ai monti peloritani in Sicilia. È lunga e alta, ma in pochi luoghi l'Appennino passa oltre, arriva più alto del Falterone, che dal principio suo.
Ovessi il pregno, l'alpestro monte, ond'è tronco peloro, che in pochi luoghi passa oltre quel segno, infin là, ove si perde per ristoro di quel che il ciel della marina asciuga, onde hanno i fiumi ciò che va con loro, virtù così per nimica si fuga da tutti come biscia, o per sventura del luogo, o per maluso che li fruga. Onde mutata lor natura, che par che Circe le avesse in pastura, tra brutti porci, più degni di galle che d'altro cibo, fatte in uman uso, dirizza prima il suo povero calo. Voto li trova poi venendo in giuso, ringhiosi più che non chiedere or posso, e da lor disdegnosa torce il muso. Vassi caggendo, quant'ella più ingrossa, tanto più trova di can farsi lupi la maledetta e sventurata fossa. Discesa poi per più pela che cupi, trova le volpi, si piene di froda che non temono ingegno che le occupi. Né lascerò di dir per altri moda, io veggio tuo nipote che diventa cacciator di quei lupi sulla riva del fiero fiume e tutti li sgomenta, vende la carne loro, essendo viva, poscia li ancide come antica belva, molti di vita, e se di pregio priva. Dunque nel 1302 lui ha avuto la casa invasa dalle guardie del comune che avevano l'ordine di disfare tutto, perché lui era condannato dal marzo del 302 alla pena del fuoco finché morte ne segua, cioè vivo, pazzo vivo. E tutti i suoi beni potevano essere distrutti, però la moglie era Donati, Donati sono veri, ha salvato il patrimonio, una parte, i figli erano ancora minorenni, sotto i 16 anni, altrimenti i figli seguivano la morte, la sorte del padre. Perché Dante se la piglia tanto? Se il conte Golino aveva voce d'aver tradito a te delle Castella, non dovete i figlioli porre a tal croce. Quando Dante scrive queste cose, c'ha due figlioli, magari di 15 anni, che tra un anno compiono i 16, che possono far la fine dei figli di Ugolino e dei nipoti. Queste cose a Dante gliele raccontò la figlia di Ugolino, che era la moglie del conte di Poppi, Gherardesca. Figlia del conte Ugolino a Poppi. Quindi anche quel canto dove l'ha scritto? Non lo so, sicuramente gliel'ha raccontato lì. A Prato Vecchio c'era la figlia di Buonconte da Monte, di Buonconte da Montefeltro. Quindi il Casentino è veramente intriso. Noi ancora non l'abbiamo capito. Il Falterone era veramente, per Dante era una difficoltà. E quindi tutte quelle cose che ti racconta quando a un certo punto. Ricordati le torse, ma nell'Alpe ti colse nebbia, per la qual vedessi più chiarimenti che per pelle talpe, quando i vapori umidi e spessi a diradar cominciano, c'è la sfera del sole intra tra essi, e sollievo. Lui si è trovato, mi sono trovato io nella Valle dell'Oia. Si sperde, c'è gente che non è riuscita a ritrovare casa. Quindi tutte queste sensazioni Dante le trova, e parlo sempre del purgatorio, di questi canti composti in casettino.